semplicissime, però devono essere provate e imparate. Alla fine di questo corso vedrete che queste manovre sono alla portata di chiunque e sono importantissime perché vanno eseguite subito, nel momento in cui una persona sta male e crolla a terra, ok? Questa è la cosa più importante, dobbiamo guadagnare tempo. Ogni minuto che passa è fondamentale, perché se trascorrono 10 minuti non c'è più niente da fare, ok? Benissimo. Stiamo passeggiando, voi siete state andando a Montevaro a fare tutte le cose sportive, va bene? Quando ti avvicini, stai entrando a Montevaro, c'è una persona per te, è caduta, non risponde, cosa faccio? 100 bravissimo, e gli diciamo che c'è una persona, un'ambulanza, bravissimo, perfetto. Poi ci avviciniamo, ci mettiamo in ginocchio vicino a questa persona e cerchiamo di capire se questa persona respira, non respira, gli batte il cuore, gli mettiamo le mani di giù, ok? E lo chiami. E lui dice, signore, mi sente? Signore, mi sente? Ci risponde. E quindi cosa facciamo? Batti di cuore. Benissimo, quindi apriamo. Bravissimo. Ok. Mano sopra al centro del torace. Perfetto, avvicinati un pochino. Ancora se vuoi, vai, 30 compressioni. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Per quanto continuiamo? Finché non arriva, chi ha chiamato prima? Bravissimo, quindi 118. Quando arriva l'ambulanza 118. Ti puoi fermare. Bravissimo. 118. Bravissimo, no, perfetto. Il 118. Il 118. Bravissimo. Vedo una persona con la casa, le macchine sono... Parla verso la telecamera. Sono... A voce alta. Sono libere le strade. C'è un moto per terra e da... c'è una persona per terra. Non funziona per terra. È da salvarla la persona. Ok, cosa fai? Chiamo il 118. Vai giù, vai. Chiamalo, signore. Signore. Mi sente, signore? Non ti sente. Il signore non mi sente. Chiama il 118. E dico 118 sta male, il signore è sta male e non risponde. Ok, scopri. Bravo Elia, conta fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È in arresto cardiaco, fai il massaggio. Massaggio. Bene. Conta voce alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bravo Elia, bravo Elia. Alessandro, stiamo camminando noi per strada. A un certo punto vediamo una persona che è caduta a terra. È in mezzo alla strada. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo valutare? La? Sì? La sicurezza. La sicurezza. Ok. Una volta che abbiamo valutato la sicurezza, possiamo intervenire? Certo. Siamo in sicurezza. Sì. Interveniamo. Vai. Ok. Valutata la sicurezza della scena, è fondamentale valutare naturalmente lo stato di coscienza della persona. Signore? Il signore non ti risponde. Quindi chiamiamo il 118. Chiama il 118. 118? C'è una persona? Una persona non cosciente. No,
Ok, a questo punto cosa facciamo? Vediamo se respira, giusto? E contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non respira, quindi seconda chiamata al 118. 118, 30 compressioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, schiaccia forte. 12, 13, 12, 20, 21, forte, forte, incrocia le dita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Grande. L'efficacia delle compressioni toraciche noi le verifichiamo con un'applicazione collegata al manichino. Quindi ogni qualvolta che l'allievo comprime noi abbiamo un feedback sull'applicazione. Questo è il risultato ottenuto che possiamo avere e valutare l'efficacia della compressione, del rilasciamento e del tempo di compressione. Quindi tanto si scende, tanto si risale e il tempo, la frequenza delle compressioni che vengono effettuate. Il corso è terminato e quindi andiamo a consegnare l'attestato a Elia Salis. Bravo. Il secondo è Alessandro Vacca. E Severino Urrai. Cosa dire? Sicuramente oggi abbiamo messo un altro tassello su quello che è la crescita personale degli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus. Sono strafelice che Simone Marrocco e tutto il suo staff e anche il direttore per quanto riguarda il corso di BLS abbiano scelto la Polisportiva Olimpia Onlus per fare questo corso, perché vuol dire che vedono anche in noi un'opportunità di poter salvare il prossimo. Io spero veramente che questo possa essere un messaggio che chiaramente possiamo dare attraverso te a tutti quelli che in casa hanno persone come gli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus. Grazie ragazzi per essere venuti qui a fare il corso BLS. Questa è la testimonianza di come ognuno di noi possa fare una rianimazione cardiopolmonare. Vi ringrazio e spero di riavervi presto. Grazie. Mi raccomando, mani pronte. Allora, e per il corso BLS un applauso. 2 applausi. 3 applausi. 4 applausi. E per il corso BLS tutt'altro. Applauso.